Lavoro alla previdenza, dall'edilizia alla privacy, dall'ambiente all'agricoltura, il governo vara il secondo provvedimento in materia di semplificazioni. Meno carte, vincoli e permessi, più sicurezza e vita più semplice per i cittadini, lo slogan adottato dall'esecutivo. Per evitare eccessive peregrinazioni da un ufficio all'altro, ci sarà un'unica richiesta per cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti. Interventi anche sull'edilizia con l'eliminazione del silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Complessivamente, con il disegno di legge, il governo mira a risparmi di circa 3,7 miliardi di euro. Interventi e accorgimenti, confidiamo che questo disegno di legge possa avere un percorso parlamentare spedito. Il governo, che ha nominato Enrico Bondi a commissario alla sanità del Lazio, oggi ha firmato anche il decreto per la ripartizione di 91 milioni di euro alle zone terremotate, soldi che giungono dai risparmi sui contributi ai partiti. Per quanto riguarda invece la legge di stabilità, confermata l'applicazione retroattiva al 2012 del taglio delle detrazioni fiscali, mutui e assicurazioni sulla vita più pesanti dunque, il TFR invece sarà più leggero. Non ci sarà inoltre la stretta sugli statali per i permessi per assistere parenti disabili, confermato invece l'aumento dell'orario per i professori, mentre per gli esodati pronti 100 milioni di euro.